Buonasera e benvenuti al primo film americano del concorso, Miss White Light. Miss White Light è una commedia che in realtà comincia come una commedia e poi in certi momenti va un po' più in una direzione drammatica, senza mai comunque perdere il suo tono, perché è drammatico l'argomento del quale parla, perché la protagonista di Miss White Light, una ragazza, si chiama Lex, e per quanto è maldestra, assolutamente incapace di avere dei rapporti empatici con le persone che la circondano, a parte il padre, cioè molto timida, imbarazzata e appunto maldestra nei movimenti, non sa stabilire rapporti umani, e invece ha una grandissima dote, cioè riesce a entrare in empatia con le persone che stanno morendo e in pratica le accompagna per un pezzo di strada, le fa star bene e ne ha fatto un lavoro. E è una commedia che racconta la storia di Lex e di una serie di altri personaggi che girano intorno a lei. È il secondo film, il primo si chiamava The Good Catholic, di un regista americano che si chiama Paul Schoenberg e che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ma è venuto comunque un rappresentante del film che è sia produttore che anche uno dei protagonisti maschili del film. Vi presento Zachary Spicer. Good evening. Thank you, everybody, for coming out this evening. We're very thrilled to have this film here in Torino. It's our first time here, and we've loved every minute of it. Paul really wanted to be here. We're in the process of our next film right now, so he's hard at work, and I gotta get back there pretty quick so we can keep working on that one. But this is a very special film to us. It's very personal to us, which I can get into in the Q&A afterwards, but I really hope you enjoy. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti questa sera. Per noi, parlo anche per il mio amico Paul, è un grande piacere essere qui e per la prima volta anche qui in Italia al festival, ed è stato veramente divertente, stupendo fino ad ora. Purtroppo Paul non è potuto venire perché stiamo in realtà lavorando al prossimo progetto e in realtà anch'io devo fare in fretta a tornare a casa. C'è tanto lavoro da fare e mi aspettano. Però comunque diciamo che questo film è un film molto personale per quanto riguarda Paul e me, ma ne parlerò più approfonditamente dopo la visione durante il Q&A, e quindi spero che vi piaccia e vi auguro buona visione. Grazie Zachary. E appunto, come vi ha ricordato lui, alla fine sarà il Q&A. Buon divertimento a tutti.